Caldo infernale, downburst, tornado F3, chiese del 1700 spazzate via, alberi che cadono come dei fuscelli nonostante siano secolari. Tutti questi fenomeni di questi giorni si possono spiegare con un cappuccino? Sì, con un cappuccino. Io credo di sì. Rimani dopo la sigla per scoprirlo. Naviganti, bentornati. Oggi proviamo a spiegare questi fenomeni partendo da un cappuccino. Sì, proprio un cappuccino. O meglio, più che spiegare questi fenomeni, vorrei spiegarti come la scienza ragiona quando deve spiegare questi fenomeni. Partiamo da un esempio. Sono uno scienziato, sto passeggiando mattina presto per i Fori Imperiali di Roma, una persona mi taglia la strada e questo diventa il mio problema. Devo scoprire perché questa persona mi ha tagliato la strada, chi è e cosa fa nella vita. Problema scientifico da risolvere. Seguo questa persona che si infila in un bar. Entra e il cameriere, senza dire niente, lo accompagna al suo tavolo. Ha prenotato il suo tavolo. Mi faccio dare un tavolo di fronte perché con i miei strumenti tecnologici voglio studiare la colazione di questa persona. Sto lì ad osservarlo. Ordina un cappuccino, una brioche e una colazione all'americana. Chiamo il cameriere. Cerco di farmi dare, mi faccio dare il menu per ordinare anch'io e vedo che un caffè costa 5 euro. Mi guardo meglio intorno e vedo che effettivamente sono in un bar di grandissimo lusso, velluto, fioriere, lampadari, vista Colosseo, bellissima. Vabbè, ordino il mio caffè a 5 euro e continuo ad osservare l'avventore. Che dopo più o meno un'oretta finisce la sua sontuosa colazione e si alza e va a pagare. Quando lui esce, vado anch'io dal cameriere per cercare di capire qualche informazione in più, quindi di fatto sto indagando il mio problema. Chiedo al cameriere se conosce l'avventore, il cameriere mi dice: "Ma certo, il signor Michele Rossi è un nostro cliente abitudinario." Non gli faccio finire la parola perché comincio a sentire il fuoco della scienza che mi dà le informazioni per risolvere il mio problema e chiedo al cameriere quanto ha speso. Risposta: 57,80 euro. Per una colazione, insomma, niente male. Siamo al 20 di luglio, provo a indagare. Cerco di scoprire informazioni importanti su questo cameriere e quindi decido di chiedergli se il 20 di luglio degli anni precedenti, questa persona ha consumato la colazione lì, visto che è un cliente abitudinario, magari. E il cliente mi risponde subito: "Certo." Guarda nel suo DB e mi dice: "Il 26 di luglio ha speso 52,35 euro." Forse ho beccato una ridondanza, cioè ho beccato un dato significativo. Quindi continuo a indagare, visto che i prezzi variano a Roma durante le stagioni, rimango fisso sul 26 di luglio e gli chiedo di darmi le cifre, se il signore era presente, anche degli anni precedenti. E vedete qui in sovraimpressione sulla mia faccia le cifre, le spese degli ultimi 10 anni. Il signor Michele Rossi viene a mangiare in questo, viene a fare colazione in questo bar costantemente e spende mediamente più di 50 euro a colazione. Quindi abbiamo raccolto delle informazioni, sono dei dati che reputo puliti perché slegati dall'oscillazione dei prezzi durante l'anno, in quanto essendo legati a una data precisa, il cliente è abitudinario perché tutti i 26 luglio degli ultimi 10 anni ha fatto colazione qui, quindi ho un dato che posso definire consistente, solido. Cosa faccio? Provo a fare la mia ipotesi su questi dati. Quindi ipotizzo che, siccome è una persona di Roma, è abitudinario, fa colazione spendendo più di 50 euro al giorno, probabilmente è una persona che lavora nelle alte sfere della politica o del jet set romano, o comunque una persona estremamente ricca che potrebbe abitare qui intorno e quindi in una delle aree più belle di Roma, fa la colazione e poi va a lavorare. Quindi confermo la mia idea che si tratta di una persona di estrazione sociale molto elevata. A questo punto ho bisogno di validare la mia tesi.
quindi per validarla cosa devo fare? Devo raccogliere delle altre informazioni che mi consolidino o che mi vadano a confutare la mia idea. Quindi ho il cameriere lì che è la mia fonte di informazioni e gli chiedo: ma il signor Rossi che lavoro fa? Il cameriere mi guarda, sorride e mi risponde: è un portantino delle poste, un operaio delle poste che sono qui all'angolo. Ha distrutto tutte le mie elucubrazioni e i miei risultati. La mia ricerca scientifica è saltata in un colpo solo, perché portantino delle poste non si può permettere di fare colazione tutti i giorni in quel bar. Allora ho bisogno di ulteriori dati per indagare ulteriormente e capire dove ho sbagliato, quindi dove la mia tesi e la mia ipotesi erano sbagliate, su quali dati erano sbagliati e quali sono i dati che possono consolidare. Avendo qui il cameriere che ha tutte le informazioni del Michele Rossi, gli chiedo di spiegarmi chi è, e il cameriere mi racconta che il signor Michele Rossi Junior è nipote di un signore che nel periodo della bella vita romana possedeva al posto di quel bar uno sgabuzzino, l'aveva trasformato in un luogo dove vendere grattachecche, le granite da strada romane, con quelle ha fatto i soldi, ha trasformato questo sgabuzzino in un piccolo bar. Il bar funzionava e lui tutti gli anni, il 26 di luglio, che era il giorno del suo compleanno, chiudeva il bar e lo apriva solo ai suoi numerosi nipoti, che andavano lì e, visto che andava di moda in quel periodo, offriva loro, per festeggiare il suo compleanno, una bella colazione americana. Questa abitudine, che è rimasta consolidata nel tempo, quando poi il signor Michele Rossi Senior ha venduto il bar, i figli non l'hanno voluto ed è stato trasformato in un bar di lusso con vista Colosseo, ha voluto conservare il ricordo del nonno andando tutti gli anni il 26 di luglio a fare colazione in quel bar. Quindi uno, non era una persona abitudinaria come la immaginavo io. Due, non è una persona ricca, nonostante andasse a fare colazione in un bar dove di solito ci vanno le persone ricche, e così via. Come vedete, di fatto i dati che io avevo non erano sbagliati, erano presi male e contestualizzati male, non analizzavano tutto il problema. Ecco, questa è la metodologia classica che viene utilizzata proprio in questi giorni, in particolare in questi giorni, dai negazionisti dell'emergenza climatica. Ci troviamo di fronte a persone che estraggono dei dati che sono dei dati presi singolarmente, spesso veri o verosimili, e quindi non creano problemi, e con questi dati ci raccontano delle cose false. Quindi il problema qual è? Il problema è che il negazionismo estrapola dei dati verosimili per far passare una tesi che è completamente falsa. Il nostro Michele Rossi non è né ricco né fa parte del jet set. In quel bar ci va una volta l'anno solo per ricordare il nonno. Ecco, completamente differente da quello che invece il negazionista ci voleva far credere. Ma come facciamo ad accorgerci di queste cose? I dati sono complessi da gestire, basta vedere il contesto. Tutte le volte che la contestualizzazione non c'è, tutte le volte che ti vengono estrapolati dati di pochi giorni, poche settimane, pochi mesi, degli anni specifici invece che un contesto ampio, un territorio specifico invece che aree vaste, ecco, lì qualcosa si nasconde, perché è stato estratto un pezzettino di informazioni che non ti permettono di avere la visione globale, come ed esattamente come noi abbiamo estratto il 26 luglio di 10 anni pensando che fosse rappresentativo della vita di una persona. Attenzione! Oggi la situazione è estremamente complessa. Per analizzare l'emergenza climatica servono miliardi di dati, super computer, migliaia di scienziati che lavorano per decine di anni. Non siamo né io né te in grado di analizzare questa situazione singolarmente. Dobbiamo fidarci degli scienziati, perché sono quelli che ci possono aiutare nella nostra nave Terra a evitare lo scoglio contro cui stiamo andando a sbattere. Quindi, cari naviganti, mettiamoci al timone, ascoltiamo gli scienziati ed evitiamo lo scoglio per tornare come al solito sani e salvi in porto. Ciao e ricordati, like e iscriviti al canale.